Come si crea una torta da zero in modo professionale ed eccellente? Che cosa intendo per creare da zero? Per creare da zero, prima cosa di tutto, non intendo che cosa? Andare a cercare la ricetta, svolgere il procedimento e ottenere il risultato, che magari potrebbe essere una torta. Per creare da zero, intendo proprio quello che avviene nel momento in cui la torta non esiste. Prima ancora che nasce la ricetta, ovvero la progettazione, ovvero l'ideazione. E molti pensano che questa cosa avvenga per pura fantasia, per caso, oppure per un puro pensiero personale. Che attenzione, questo accade. Però in molti, diciamo che c'è una sottile differenza tra farlo per pura immaginazione e farlo con un'immaginazione creativa sensata, dove una è data al caso e quindi la torta nasce così un po' per caso, senza avere un senso, un filo logico e comunque una fattibilità in ciò che andiamo a realizzare, quindi una concretezza, e l'altra nasce con un filo logico sensato, dove tutto ciò che è al suo interno, dall'interno verso l'esterno, ha un senso. E come nasce questa cosa? Cioè, come si può creare una torta da zero in modo creativo, avendo un processo, un metodo che ci permette di idearla nel modo giusto, sensato e che abbia chiaramente un motivo per cui nascere e per essere poi condivisa? In questo video parliamo proprio di questo, parliamo di come creare una torta da zero in modo professionale ed eccellente partendo dal processo di creazione, per poi arrivare al risultato finale. Infatti in questo appuntamento ti voglio un po' condividere quelle che sono delle slide che ho preparato per te in modo tale che tutto il discorso sia chiaro, semplice e intuitivo, e in più vedremo anche tutto ciò che riguarda, diciamo che ho scelto di creare questa torta per dare un caso studio, per dare prova di ciò che andiamo a parlare, dire e fare in questa lezione, in modo tale che ci sia chiaramente una comprensione su tutto quello che andiamo a fare, prendendo come punto di riferimento questa torta e vediamo proprio com'è nata questa torta qui. Prima di iniziare voglio dirti che questo video ti sarà estremamente utile ed è anche il motivo per il cui hai scelto di venire qui, se hai intenzione di voler capire l'essenza della pasticceria, che va un po' fuori l'atto pratico, no? Quella di svolgere una determinata ricetta per ottenere un risultato che magari può essere anche soddisfacente, ma c'è chi magari vuole farne un lavoro in un futuro, no? Oppure magari vuole iniziare una propria carriera lavorativa perché ha l'ambizione di voler arrivare in un determinato punto, magari voler creare una pasticceria in un futuro e voler diventare magari un pasticcere o una pasticcera competente. Oppure magari, come posso dirti, hai la grandissima passione, non lo fai per lavoro, però vuoi capire tutto ciò che accade all'interno di questa tematica della pasticceria. E in questo video voglio proprio spiegare una delle parti che penso che siano veramente super importanti, che nel andare a capire come nasce una torta, perché andiamo a dare valore anche a quello che è il mestiere del pasticcere, che non è solamente una persona che crea un dolce giusto per appagare un senso, ma c'è un pensiero dietro, proprio come magari un ingegnere o un architetto progetta una casa pensando a tutti i dettagli, in modo tale che abbia un senso, una logica. La stessa cosa accade per una torta, almeno per chi decide di farla con professionalità, per poi cercare di trovare l'eccellenza nel senso oggettivo delle persone, ovvero nel momento in cui vanno a degustarla e quindi percepire quel lavoro lì. Io voglio proprio condividervi tutto ciò che accade prima di andare a realizzare una torta. Come avviene quindi la creazione di una torta? Abbiamo il processo creativo, l'elaborazione del processo creativo e poi abbiamo il risultato. Questa qui è una torta che ho creato e ideato nella mia pasticceria di famiglia nella scorsa estate e visto che ci sono faccio anche una piccola parentesi, se non mi conosci io mi chiamo Luigi Franco, sono uno chef pasticcere, un giovane chef pasticcere, sono il creatore e fondatore della scuola di pasticceria che si chiama Pastry School, che è pensata interamente per il web e da tempo ormai aiuto tutti coloro che stanno iniziando ad entrare nel mondo della pasticceria oppure per chi ha passione, una forte passione per la pasticceria, a capire tutto ciò che riguarda questa tematica per guidarli ad entrare nel mondo del lavoro o per diventare persone più competenti e professionali nel campo della pasticceria. E oggi sono qui perché voglio condividerti questa cosa che io 10 anni fa la volevo sapere perché non sapevo che non c'era solamente la ricetta, no? Nel momento in cui volevo creare una torta. E quindi ho detto sicuramente ci sarà chi come me 10 anni fa ha questo de desiderio, no? Da voler colmare ed eccomi qui oggi a condividerti questo metodo che sarà veramente interessante. Poi mettilo alla prova perché vedrai sarà super pratico e ti darà una grande soddisfazione nel vedere nel finale la torta che avrai in mente di voler realizzare. Quindi abbiamo come costruire una torta eccellente. Questo processo dobbiamo tenere in conto che è suddiviso in vari punti che dobbiamo seguire come uno schema. Abbiamo il primo punto, il secondo punto,
terzo punto e il quarto punto, che poi dovremo andare ad unire tutti e quattro i punti e avremo la progettazione della torta. Però la progettazione sarà facendoci delle domande, perché le domande sono l'essenza di questo processo, perché se non facciamo le giuste domande, questa torta non avrà un grande senso, ok? Un motivo per cui nascere. E partiamo dalla prima domanda, che ovvero è il perché decidi di realizzarla. Perché decidi di realizzare questa torta? Qual è il motivo? Ok? Partiamo da questa prima domanda. Adesso poi andiamo chiaramente a spiegarle uno per uno. Poi abbiamo la seconda domanda, che è quali caratteristiche dare alla tua torta? Quali sono le caratteristiche che la compongono? Vediamo insieme come fare, rispondiamo alla domanda e passiamo alla domanda successiva. Ovvero, quali sono i gusti principali di questa torta? Abbiamo visto il perché, abbiamo visto le caratteristiche che vanno a comporlo, ma quali sono i gusti? Chiaramente tutto sarà una sequenza, partiamo dalla prima domanda, la seconda domanda, la terza domanda, che saranno tutte, creeranno una risposta l'una dell'altra, chiaramente ragionata, ma con l'immaginazione, ok? Della nostra professione. Quarta domanda è: quali sono le consistenze che andremo a dare alla torta? Ora, questa qui in tanti la chiamano torta moderna. Tra una torta classica alla panna e una torta moderna non trovo tutta questa grande differenza, perché è comunque una torta. Cambia il design, cambia il nome, diciamo l'etichetta che viene data alla torta, ok? Però in linea di massima è pur sempre una torta. Cambia l'estetica, il modo di poterla realizzare, perché magari una torta classica è un po' più rapida e diciamo espressa tramite pan di spagna, crema e tant'altro, mentre questa ha dei processi un po' più lunghi. Però in linea di massima stiamo parlando sempre di una torta. Poi ognuno di noi gli dà l'etichetta che vuole, però stiamo parlando di torte. Quindi partiamo dal primo punto, ovvero perché decidi di realizzarla. Perché decidiamo di realizzare questa torta? Prima di voler andare a pensare l'estetica, perché molti partono da che cosa? Dall'esterno. Invece noi dobbiamo partire dall'interno, domandandoci il perché vogliamo realizzarla, per poi andare a pensare al come e il quando e il che cosa, ok? Quindi partiamo dal perché, che è la guida. Dobbiamo avere chiaro ciò che vogliamo realizzare. Perché decidiamo di realizzare questa torta? Ci sono diversi punti che possiamo tenere in mente, che ti illustro adesso, che possono essere, diciamo, gli esempi di domande che possiamo porci nel momento in cui vogliamo creare e dare una motivazione alla nascita della nostra torta. E ti faccio vedere un po' quali sono queste domande. Abbiamo il perché vuoi dare valore alla stagionalità. Magari vuoi creare una torta che dia grandissimo valore alla stagionalità, magari siamo nel periodo di maggio, come è il caso di questa torta, come vedrai fra poco, che nasce proprio per dare un valore alla stagionalità, al periodo di maggio, far sentire che siamo in quel periodo, e quindi creando questa torta che abbia la fragola come punto di riferimento, ok? Oppure, magari come seconda domanda, perché vuoi dare omaggio a una cena intima e quindi stai pensando di creare questa torta proprio per un pubblico ben preciso che ha finito di cenare e vuole condividere questa torta per appagare il loro finale della cena in dolcezza. E quindi già hai una direzione. Con la stagionalità hai una direzione, quindi già hai una via da seguire. Poi può esserci un'altra domanda, che potrebbe essere: perché vuoi valorizzare l'ora del pomeriggio, magari nella fase pomeridiana? E adesso vado a rispondere anche a una domanda che potrebbe nascerti. Perché vuoi valorizzare quella che è un'azienda, un ingrediente? Magari c'è il cioccolato, magari c'è, non lo so, un liquore, come magari anche in questo caso, che vuoi valorizzare perché fa parte di un'azienda e quindi hai intenzione di valorizzarla, e quindi di andare a valorizzare gli elementi che sono al suo interno. Magari è quella l'idea principale. Oppure, ancora più, un'altra domanda più interessante è: perché vuoi valorizzare un momento dedicato ai bambini? Ora, di sicuro potrebbe nascerti la domanda è: ma che differenza c'è magari tra una torta che posso consumare nel mattino, nel pomeriggio e nella cena? Una grandissima differenza, perché fa parte delle ore quotidiane. Tu mangeresti la pasta in prima mattinata? Dipende. Se sei abituato sì, se sei abituato no. Chiaramente andiamo a creare una torta in base al pubblico a cui ci andiamo a rivolgere. No? Se siamo abituati a mangiare ad esempio la pasta a pranzo e a cena mangiamo un contorno, diciamo che andare a scegliere nell'ora la condivisione del dolce giusto che vogliamo realizzare può essere un elemento differenziante, ed è anche il motivo per cui nasce un antipasto, un primo, un secondo e un dessert, perché ognuno magari ha un'importanza nel momento in cui andiamo a consumarlo,
Ok? Quindi l'ora è veramente molto importante, secondo il mio punto di vista, perché io preferisco magari mangiare in un pomeriggio, non lo so, un plum cake, anziché al mattino che preferisco mangiare il cornetto. È pur sempre un dolce, ma preferisco mangiarlo in due periodi diversi, come magari può essere una tipologia di fette di torta al cioccolato, magari di mattina preferisco qualcosa di più fruttato perché è più leggero e tant'altro. Quindi è molto importante. Poi, una volta che abbiamo risposto a queste domande, ok? C'era anche un altro elemento fondamentale perché vogliamo creare magari una torta che sia razionale. È semplice da dover creare perché in pasticceria, nei laboratori, come magari sono io adesso, non abbiamo molto tempo per dedicarlo ai dettagli, come magari può farlo chi è a casa a fare un solo dolce giusto per l'amico o l'amica che va a condividerlo, magari per chi decide di fare quel che deve farci. E quindi può prendere del tempo per andare a creare più decorazioni, più cose e tante altre cose che possono renderla un po' più unica e apprezzata. Che però ci richiede più tempo, mentre in pasticceria dobbiamo essere un po' più razionali, fare le cose fatte bene affinché ci sia velocità nell'esecuzione e anche la giusta eleganza, la giusta presentazione. Quindi facciamo finta, ok, che scegliamo uno dei motivi che abbiamo visto lì, che sono i motivi che ho scelto per poter realizzare questa torta. Quindi, ritornando alla slide, possiamo vedere che se sai perché nasce la tua torta ed hai individuato a chi ti rivolgi, hai una chiarezza maggiore su quali caratteristiche dare al tuo dolce. Infatti, se noi ad esempio prendiamo quel perché, 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 io magari ho scelto di voler creare una torta dando valore alla stagionalità ed omaggiare al tempo stesso una cena intima tra amici, magari che hanno un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Ok? So perché decido di creare questa torta e immagino a chi mi vado a rivolgere. Magari che, come magari sono, è una cena intima tra amici, ok? Ed hanno un'età compresa tra i 30 e i 40 anni, quindi stiamo parlando di un pubblico adulto e questo mi aiuta a fare che cosa? A capire le caratteristiche da poter dare al nostro dolce e adesso ti spiego perché. Perché ti dico questo? Perché adesso puoi immaginare quali sono le abitudini di consumo di un adulto e capire i suoi bisogni. Mettiamo in conto che chi ha l'età compresa tra i 30 e i 40 anni, ok, molto spesso vuole mantenersi leggero. Non riesce ad avere lo stesso metabolismo di chi ha 20-15 anni e quindi cerca sempre anche nel momento in cui sceglie di mangiare un dolce. Poi c'è chi, noi decidiamo di creare questa torta in modo oggettivo, non soggettivo, parliamo in modo oggettivo. Diciamo che nella stragrande maggioranza chi decide di mangiare un dolce a quell'età cerca sempre anche di mantenersi, no? Per far sì che ci sia una leggerezza, in modo che la possa percepire questa leggerezza. E che non vada a creare dei disturbi, no? Nel momento in cui va a degustarle. Ed è per questo che magari potrebbero nascere delle caratteristiche a caso di queste persone, okay, che vogliono mangiare questa dolce, ed è perché nasce la nostra torta, facendo attenzione su determinate caratteristiche, come ad esempio può essere la bassa percezione della dolcezza, magari vogliono mangiare un dolce che non sia troppo dolce. Oppure magari che abbia la presenza di frutta di stagione da cui noi possiamo poi ricavare la freschezza e la dolcezza stessa, quindi non andando a creare del supplemento di zuccheri e quindi facendo leva sugli zuccheri della frutta. E quindi può essere una caratteristica. Una terza caratteristica può essere l'uso del cioccolato fondente che porta meno zuccheri e un gusto intenso al dolce. Ed infatti è il motivo per il quale anche nell'estetica puoi vedere che c'è il cioccolato fondente e la fragola che va a richiamare proprio questo gusto. Ed è il motivo per cui poi nascono la scelta dei gusti che vanno a comporre questa torta. E quindi abbiamo il cioccolato fondente che cosa va a rispondere? Va a rispondere al bisogno della persona che abbiamo in mente a cui andare a offrire questa torta. E che abbia la percezione di una dolcezza inferiore e quindi che risulta più leggero, almeno mentalmente, e poi va a rispondere a questo bisogno anche nel momento in cui va a degustarla. E noi dobbiamo essere bravi a fargli raggiungere poi nel momento in cui va a degustarla, questa caratteristica che gli abbiamo offerto, ok? Perché tutto avviene prima nella condivisione di ciò che andiamo a realizzare. Perché dobbiamo tenere in conto che chi decide di assaggiare un dolce, primo lo assaggia con la mente, immaginandoselo, e poi va a rispondere e a cercare l'effettiva immaginazione nella fase di degustazione. Quindi dobbiamo essere bravi a comunicare per poi vedere la risposta da parte loro. Quindi se riusciamo a creare e comunicare bene ciò che andiamo a realizzare, l'effetto wow è garantito. Poi abbiamo delle note aromatiche di base alcoliche, che un adulto medio apprezza, associate al frutto scelto e che possono esaltare chiaramente il gusto della torta. Poi
Queste possono essere delle caratteristiche che scegliamo facendo riferimento al perché nasce la torta e a chi si rivolge. Una volta che abbiamo visto le caratteristiche, a chi ci stiamo rivolgendo, già abbiamo fatto una grande strada partendo dall'immaginazione, ok? Siamo partiti dal perché per poi arrivare alla costruzione finale. Faccio un piccolo recap. Abbiamo capito il perché nasce la torta, valorizzando la frutta e facendo riferimento a degli adulti che vogliono cenare, nel post cena vogliono consumare un dolce che appaga la loro gola e i loro bisogni. Qual è il loro bisogno? Magari rimanere leggeri, però appagare il loro senso di dolcezza. E quali sono le caratteristiche che possiamo offrire loro affinché possano raggiungere questo risultato, in modo tale che possiamo avere l'effetto wow che garantiamo, no? Quell'eccellenza, ok? Andiamo a creare una torta che possa avere un basso contenuto di zuccheri, possiamo andare a fare leva dicendo che magari all'interno possiamo inserirgli della frutta fresca di stagione, da cui ricaviamo la dolcezza, la freschezza, il cioccolato e tant'altro, quello che abbiamo visto prima. Per poi arrivare, ok, ad aver compreso che vogliamo avere della frutta, del cioccolato e un liquore. Buono, ci siamo. Abbiamo fatto una grande opera finora. Ora dobbiamo scegliere il gusto che va a creare il frutto, il cioccolato fondente e il liquore. Quale e come creare questa combinazione? Ok? E adesso arriva una delle fasi più belle, ovvero la fase dell'abbinamento, perché dobbiamo andare a scegliere i gusti che vanno a dare risposta alle caratteristiche che abbiamo creato. La frutta, che magari in questo caso abbiamo scelto la fragola, perché magari abbiamo pensato che siamo nel periodo di maggio e nel periodo di maggio abbiamo un frutto d'eccellenza che viene apprezzato tantissimo, che è la fragola. Abbiamo scelto il cioccolato fondente, quindi il cioccolato fondente, che è un gusto caldo, si abbina molto bene con la fragola, in quanto è anche un abbinamento molto classico, e di conseguenza abbiamo bisogno di un altro gusto che è opzionale, possiamo aggiungerlo come non possiamo aggiungerlo, che però è il liquore. Abbiamo scelto il liquore perché? Perché magari gli adulti apprezzano le note aromatiche di un alcol e che ce lo aggiungiamo. E come lo aggiungiamo? Come parte integrante, come esaltatore, che va ad aggiungersi magari all'interno della torta per esaltare uno dei gusti principali. Esatto, perché? Perché ho detto di gusti principali? Perché adesso abbiamo un gusto che è la fragola, che abbiamo scelto, abbiamo il cioccolato, che è un altro gusto, e abbiamo l'anice, che è un altro gusto. Ora, questi tre possono creare, facendo leva uno sull'altro, variabili, veramente infinite variabili nella costruzione di una torta. Mettiamo in conto, io voglio creare una torta che faccia leva sul protagonista, che è l'anice. Tutta la torta si va a creare facendo leva sull'anice. Voglio fare leva sul cioccolato, la parte principale sarà il cioccolato, quindi poi avrà un elemento che va ad accompagnare il cioccolato e un elemento che va ad esaltare, e quindi tutto questo può ruotare all'infinito affinché ci sia un gusto della torta. Però dobbiamo aver bisogno di un gusto principale. Io in questo caso ho scelto quello che è la fragola, anzi, più che ho scelto, ti faccio vedere com'è nata, perché abbiamo creato un esempio. Come vedi nella slide ho scritto diverse combinazioni, sono diverse percezioni. Possiamo far combinare questa fragola, questo cioccolato e quest'anice all'infinito affinché chiaramente possiamo raggiungere un risultato nel finale. Facciamo un esempio. Se scelgo la fragola come elemento centrale, come magari è il caso di questa torta, dovrà essere presente su diverse consistenze, combinazioni sulla sua forma come mousse, cremosi, composte o gelé. In sintesi, la fragola dovrà essere presente in diverse consistenze, in diverse forme, come magari può essere la mousse, il cremoso, il gelé e tant'altro. Se scelgo ad esempio la fragola all'interno della torta come elemento secondario, prenderà solo una forma, tra mousse, cioccolato o magari la parte di masticazione, ok? Mentre se scelgo la fragola come elemento terziario, dovrà essere usato solo come elemento di esaltazione. Non ha un ruolo ben preciso, non sarà presente singolarmente, ma sarà combinato, ad esempio, come in questo caso, che abbiamo creato un cremoso e una gelé alle fragole, ok, perché è l'elemento centrale, come ti faccio vedere adesso come è nata, dove l'anice è stato aggiunto come liquore all'interno di queste due preparazioni come accompagnamento, come esaltazione della fragola stessa, che però ricorda l'aroma dell'anice e quindi crea un senso, ok? Quindi abbiamo un elemento primario, un elemento secondario e un elemento di esaltazione. Se scegliamo quello primario, dovrà essere presente
nel maggior numero delle componenti. Se scegliamo un elemento come elemento secondario, dovrà essere solamente in una forma e poi l'esaltazione come abbiamo visto adesso. E io in questo caso ho scelto la fragola come elemento protagonista primario. E quindi poi siamo arrivati nella conclusione nel dire e nel creare questa torta facendo leva su un ingrediente primario, principale, che è la frutta di stagione, che in questo caso è la fragola. L'elemento secondario, che è il cioccolato, che è come quello che abbiamo visto nelle caratteristiche che siamo andati ad abbiamo individuato, no? Lungo tutto il processo creativo, e poi l'anice, che è stato scelto per farlo esaltare all'interno della torta. Però tutto ruota intorno al gusto della fragola, che poi assume diverse consistenze, ma sempre fragola è. Poi abbiamo il cioccolato che va a creare quella sensazione di amaro, che è astringente, quindi caldo, che è quello che è il ruolo che vogliamo ottenere per far sentire meno la percezione dello zucchero. Usiamo gli zuccheri della fragola come dolcezza e poi abbiamo l'anice che va ad esaltare il gusto e il profumo aromatico delle caratteristiche che vogliono i nostri amici che vogliono degustare questa torta. E adesso siamo arrivati al punto in cui possiamo scegliere come coinvolgere la gola dell'assaggiatore. Che cosa intendo per coinvolgere la gola dell'assaggiatore? Perché una torta può avere diverse, come dicono, come è il termine inglese, texture. Che cosa significa texture? Texture significa diciamo, le consistenze, no? La tridimensionalità di un dolce, ovvero come far percepire questi gusti, in quali consistenze. Infatti, un elemento importante a cui dobbiamo andare a pensare una volta che abbiamo scelto i gusti è in quali forme condividere questi gusti affinché ci possa essere un'esperienza da chi andrà ad assaggiarla. Cioè, riesci a capire tutta la fase che c'è prima di andare a creare un dolce, no? Una volta che siamo arrivati al punto delle consistenze, dove può essere, come vedi qui nella slide, dalla sua percentuale di leggerezza, che magari può essere data da una mousse, dalla sua percentuale di cremosità, dalla sua percentuale di morbidezza, data magari dalla parte morbida, che può essere un biscotto savoiardo, come possiamo dire, e dalla sua percentuale di umidità, ovvero quanto è umido, quanta croccantezza c'è all'interno della torta. Perché tutti questi elementi giocano un ruolo importantissimo su un'altra sfera che adesso non tratteremo, che è la parte dell'analisi sensoriale del corpo umano, perché noi umani percepiamo il mondo esterno tramite i nostri sensi, e se andiamo a coinvolgere nel modo giusto i nostri sensi creando la torta, l'effetto wow sarà ancora di più garantito. E questo è quello che devi capire, perché cosa fa la differenza? Cioè, qual è l'elemento differenziante tra chi riesce a creare delle torte che ti colpiscono e chi magari crea delle torte che sono confuse, magari solo piene di cose che sono golose, non lo so, che sono cariche, ok? Che sembrano dolci, che ti appagano a livello magari mentale perché dici wow, è food porn, però in realtà magari quando lo vai a mangiare non c'è un senso, ok? È solo dolce. Mentre quello che stiamo creando adesso è un dolce che abbia un senso, come questo, che ha un fine ultimo, che va a parlare, ad essere offerto a chi abbiamo immaginato che lo va a degustare. Per quale motivo? Ok? E questo crea veramente tanta differenza, che può essere d'aiuto a chi ha un'attività, a chi vuole decidere di iniziare ad entrare nel mondo del lavoro, perché sa che la pasticceria non è data al caso, ma è data a un processo, da diversi processi, perché ogni cosa ha una causa ed un effetto. E quindi abbiamo creato un'identità, ha un nome. Sappiamo perché è nata. Io sono nato per un motivo, tu sei nato per un motivo, hai un'identità tu, ho un'identità io, ho un'identità la torta. Ho delle caratteristiche io, magari sono introverso, tu magari sei estroverso, io sono permaloso, tu magari sei una persona un po' più socievole e allegra. Abbiamo dei gusti personali, tu hai dei gusti personali che magari sono soggettivi e abbiamo, noi non delle consistenze perché comunque siamo tutti più o meno simili, però diciamo abbiamo dato un'identità al dolce, ok? È nata per un motivo. Ed è questo quello che abbiamo fatto. E andando a vedere nel riassunto, siamo riusciti a creare delle piccole, ho creato delle piccole sezioni che vanno a rispondere in sequenza a tutto quello che abbiamo visto, e possiamo vedere che la torta nasce per un motivo. Perché nasce la torta? La torta nasce perché vuoi dare valore alla stagionalità ed omaggiare al tempo stesso una cena intima tra amici, magari che hanno un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. E abbiamo dato risposta a questa domanda. Boom, scritto. Le sue caratteristiche: bassa percezione della dolcezza, presenza di frutta della stagione da cui ricaviamo la dolcezza e freschezza, l'uso del cioccolato fondente che porta meno zuccheri e un gusto intenso al dolce, delle note aromatiche di base alcoliche che
a un adulto medio apprezza, associato al frutto scelto che possono esaltare la torta. Poi arriviamo al quarto punto, che è la scelta dei gusti appropriati, che è ad esempio il cioccolato fondente al 60%, che non è troppo fondente, ma che ha una via di mezzo tra il cioccolato amaro, che chiaramente più saliamo di percentuale più risulta amaro il cioccolato, per dare una percezione minore del grado di dolcezza per via delle caratteristiche del cioccolato fondente. Abbiamo il gusto della fragola, che è l'uso della frutta di stagione, come abbiamo scelto, per richiamare la dolcezza naturale e freschezza, e l'anice, per richiamare le note aromatiche che possono essere di gradimento per la tipologia di persona che andrà a degustare questa torta. Ed infine abbiamo le sue consistenze, dove abbiamo scelto la fragola come elemento principale, e possiamo avere uno schema del genere: una mousse di fragole con scaglie di cioccolato, un biscotto morbido al cioccolato fondente aromatizzato all'anice, un cremoso alle fragole, una composta di fragole e anice a cubotti all'interno, decorazione, fragole e cioccolato fondente, e poi in più la glassa. Arrivati alla fine, perché siamo da un bel po' che parliamo e abbiamo visto un bel po' di cose e sono super felice di avertele condivise, siamo arrivati alla conclusione nel aver capito quello che è il processo creativo sensato, logico e razionale, adatto, e che possa creare una torta sensata, che non sia seguita dal caso. Perché se facciamo le cose a caso, queste cose a casaccio danno risultati poco prevedibili. Se facciamo le cose sensate, i risultati sono prevedibili e migliorabili. Questo è quello che dobbiamo fare. Abbiamo visto il primo step, dopodiché ci sono tanti altri step che magari potremo vedere in un secondo momento, come faccio ad esempio all'interno dei miei percorsi formativi della mia pastry school. E se vuoi sapere tantissime altre informazioni in merito a tutto ciò che faccio, dove trovarmi, scrivermi e tant'altro, sotto il video troverai tantissime informazioni che possono esserti utili, link e tanto altro ancora. Per il resto ti ringrazio per essere stato qui con me. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, magari mi può essere d'aiuto per capire se questo è il contenuto che ti può fare comodo da vedere e da seguire, e un commento se hai domande o dubbi. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!